Vi mostro il più semplice nell'esecuzione e il più abbinabile dei punti in doppia frontura. Nell'uomo tutti i punti in prima frontura, punti parte, slip, qualche situazione tac e quant'altro vanno benissimo. Jacquard con disegni in minuti e non c'è problema. Ma veramente una situazione creativa più ampia ce la donano i punti in doppia frontura, che spesso noi consideriamo difficili, faticosi e quant'altro. Questo senz'altro non lo è. È già presente in vari video. I manuali lo chiamano, Brother lo chiama punto tessuto in doppia frontura, Passup lo chiama punto allungato. Ogni manuale lo chiama in un modo diverso. È molto semplice. Tutti gli aghi in lavorazione non frontale, quindi levetta su H, possiamo iniziare. Questa è la fortuna, senza dover fare niente, semplicemente con un tubolare. Dopodiché il punto è automatico, ovvero il punto risponde al tasto PR sollevato e basta. I tasti PR, piccola annotazione, sono gli 0 e 1 del Empisal e Empty e Tack di Toyota. Quindi qui metto in lavorazione solo un tasto PR, qui tutto in lavorazione normale come se facesse rasato. Questo dà luogo a un giro a punto unito, quindi lavorano entrambe le fronture. Nel giro di ritorno lavora solo la frontura di dietro, quindi la frontura comando, diciamo così, della macchina. Ed è tutto qua. Questo punto non fa altro che fare questo. Io ho inserito su questi due filati 3 e 3 di tensione, perché anni e anni di questo punto so che 3 e 3 su Brother va benissimo, su altre macchine studiare un attimo. Questo è il punto per se stesso. Cosa lo rende particolare e tanto abbinabile? Il fatto che non è detto che venga lavorato esclusivamente con il tasto PR sollevato, la cui diciamo il cui dritto del lavoro è verso l'operatore, il dritto è verso noi, verso l'operatore con il tasto sollevato, mentre se io utilizzo il tasto Part che corrisponde di sinistra su Brother, che corrisponde a Slip Empty su Toyota e Empisal, e tutto a riposo gli altri tasti, questo fa sì che la lavorazione si inverte, cioè mentre prima il giro intero si lavorava punto unito su tutti gli aghi e al ritorno noi vedevamo il disegno da questo lato, con il tasto parte invece lavora questa frontura, per cui avremo il lavoro chiaramente con verso noi il rovescio, quindi PR part. E abbiamo i due diversi lavorazioni. Cambierà anche la tensione a seconda di quale dei due tasti usiamo, perché chiaramente lavorando di più più giri su questa parte, è necessario probabilmente aumentare la tensione, e ce ne accorgiamo, guardate, da queste piccole cose, ondine non scaricate, che non è dato dai pochi pesi, ma proprio dalla tensione che non va bene. Quindi finché non troviamo che il carrello scorre benissimo e abbiamo evitato questo problema, non abbiamo ottenuto ancora la tensione giusta. Può servire anche un filo più fino,
dipende dalla composizione del filato, ma sembra che al tanto di un punto va tutto bene. È un punto semplicissimo, talmente semplice che possiamo anche col tasto PR in lavorazione giocare magari nel creare degli spazi alternati a false lavorazioni, tipo effetto coste. Si creeranno delle lavorazioni particolari, cioè qui vi lascio un po' giocare davvero sul fatto di poter fare 4 a dritto, 4 a rovescio, ma si ottiene una lavorazione che resta piatta, non stringe, cioè fa effetto tessuto. Per questo Brother la chiama, lo chiama come punto tessuto in doppia frontura, perché resta aperto e crea anche molti meno problemi di quanto si pensi nel poi realizzare altre cose. Per gli aumenti e le diminuzioni è un punto fantastico, perché ci permette di aumentare e diminuire esattamente come si fa con il rasato, cioè appoggio la maglia sopra e io diminuisco, ma mi permette anche di fare diminuzioni doppie, quindi posso prendere anche due maglie insieme, cosa che tanti punti con le coste non permettono. Qui possiamo, tanto a destra quanto a sinistra, andiamo leggermente più avanti e passiamo tranquillamente il carretto e abbiamo diminuito rimanendo sul punto, oppure possiamo aumentare. Per l'aumento è meglio farlo dal lato opposto carrello e può succedere questo, che al giro di andata prende il filo in un modo e chiaramente lo prende al ritorno in automatico quando si ripresenta. Qui è bene, quando facciamo gli aumenti come la separazione per gli scolli, avere a portata di mano le graffe che tutte le marche hanno. Meglio usare le graffe, perché questo negli aumenti permette di bilanciare ogni 20 giri il lavoro senza rischiare di perdere le maglie. Quindi se ci accorgiamo che necessita spostarla perché la maglia viene su, basta semplicemente prenderla da sotto e riappoggiarla più avanti sul lavoro, per cui niente di particolare. Possiamo anche aumentare più maglie, è meno pulito il lavoro, però lo fa la macchina in automatico. Diciamo che quindi è un punto che sia lavorato col tasto PR che col tasto parte, quindi i relativi tasti sulle vostre macchine, è molto semplice. Quando andremo a aver bisogno di fare uno scollo, chiaramente in base ai conteggi, solleveremo gli aghi utilizzando la levetta aghi sospesi sia in prima che in seconda. Per Brother e H le levette sono su ogni macchina e questo permette di mantenere la lavorazione su questo punto e di passare senza uscire troppo fuori col carrello, diciamo così è perfetto, così evitiamo anche gli attriti. Quando abbiamo finito o abbiamo bisogno per lo scollo di dover chiudere maglie o passare a una lavorazione di chiusura, non facciamo altro che ipotizziamo che sia una pendente. Ops, stando molto attenti, io l'ho persa, quindi questo a indicare quanta attenzione ci vuole, e possiamo chiudere ugualmente con
il filo come è abituale, meglio due volte la girata perché viene più lento, altrimenti tira troppo. Quindi spostare sempre la maglia, scusate ma devo far rientrare l'ago e ho bisogno, questo indica quanto è importante la graffa, ridare più peso su quella parte. Quindi non facciamo altro che portare le maglie in prima frontura e accavallare. Almeno io ho sempre utilizzato questo sistema, ma ognuno usa il suo. Pur di chiudere va tutto bene. Ovviamente questo permette logicamente di comprendere che il punto è molto particolare. Perché? Perché risponde un po' alle regole del rasato in prima frontura più che a un punto vero e proprio a sé stante da seconda. Quindi aumenti, diminuzioni non ci crea nessun problema, anche una chiusura completa di maglie qualora ne avessimo bisogno nell'ultimo giro, si può tranquillamente portare tutto in prima frontura, almeno io di solito faccio così, e poi chiudere come siamo abituati, ovviamente cercando di dare lentezze, nel senso che se la maglia diventa troppo tirata falsa l'ampiezza del modello, per cui è bene prima di partire con un modello fare anche questa di prova, come chiudere le maglie. Sembrano piccole sciocchezze ma sono la differenza tra un modello ben fatto è un modello con difetti, e non vale la pena dopo tante ore di lavoro perderci per qualunque piccola cosa. Per cui una volta passate tutte in prima frontura una o due girate, ponendo attenzione a non impigliarci nell'ago sottostante fisso come ho fatto io, due girate e noi chiudiamo tutti gli aghi con morbidezza. Per cui a ricapitolare, punto che ci permette di fare di essere utilizzato su qualunque modello, non viene un golfino leggero, viene un bel, cioè diciamo che è un punto più da golf sportivo, tant'è vero che è il punto dei pullover militari dell'esercito, nel senso che sono belli spesi, oppure dai pullover sportivi per caccia o altre cose. Quindi diciamo che in base al filato e quant'altro, difficoltà nell'esecuzione nessuna, come avete visto si separa benissimo, non crea problemi, si aumenta, si diminuisce, per cui è un punto da tenere sempre presente e possiamo giocare con la seconda frontura scartando aghi, facendo magari 6 a rasato, 6 a dritto, 3 a rasato, simulare le coste 2-2, 3-3. È un punto molto 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 piacevole da eseguire, splendido nel capo finito, ve lo so per esperienza. E poi si abbina a tantissimi punti e lo mostrerò man mano che andremo avanti.